Top di gamma è avvoltore. Avvoltore, che significa falco della Maremma, giusto? Esattamente. È il rosso che il babbo ha creato nell'88 insieme a un giovane enologo che aveva poco più di 20 anni e che rispetto ad altri enologi che il babbo aveva provato negli anni 80, lui aveva grinta, aveva passione, ha detto non mi accontento di questo e di questo, ma pretendo questo e quest'altro. Ha subito voluto la vendemmia verde, la raccolta separata di uve in certi vigneti, ha detto vanno bene queste vasche di cemento, voglio le barrique, voglio la temperatura. Ha dato subito un'impronta che ci ha insegnato molto e ci è stata utile, e è lo stesso enologo che usiamo ancora oggi. Quindi dall'88 a oggi non abbiamo ancora cambiato enologo, ora non ha più 20 anni, ma insomma... È cresciuto con voi, è cresciuto con l'azienda. Italiano ci avrà ancora parecchi anni da lavorare, di sicuro non andrà in pensione a breve, quindi siamo sicuri che reggerà ancora per un bel po' di anni, avremo continuità. Un Sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon, dall'annata 94 abbiamo aggiunto il Syrah. E onestamente, quando l'enologo ha detto al babbo piantiamo quest'uva francese Syrah, negli anni 90 il babbo non sapeva nemmeno cosa fosse. Ora siamo tutti un pochino più esperti di vino, si sente qualche cosa, un po' tutti sommelier, siamo tutti ganzini, ma negli anni 90 il babbo dice, boh, mi fiderò di lui. Questo vino... fa una fermentazione, dicevamo, in vasche di cemento e poi invecchiamento in barrique. Barrique, avete fatto una scelta nuova all'80% e poi di altri passaggi. Sì, cerchiamo di non... Allora, è cambiato molto il gusto anche del consumatore e il palato. Io ormai anche, insomma, c'ho diversi anni che faccio degustazioni. All'inizio, se dicevi che un vino era fatto in barrique, tutti, oh buono, c'è il legno, non vedo l'ora. Ora dici che è in barrique, la gente fa, no, non mi interessa. La verità è nel mezzo, devi sapere che uva hai, che vino puoi ottenere, come l'hai lavorata in cantina e che barrique hai. Quindi noi non facciamo più dei vini che sappiano di legno, non vogliamo masticare un pezzo di legno. Lavoriamo le uve con bassa produzione per ettaro, concentriamo il gusto e i tannini e facciamo un vino che senza la barrique non sarebbe così morbido e piacevole e così longevo. La barrica aiuta a arrotondare il vino, a ammorbidirlo, aiuta a renderlo più longevo, ma è un passaggio di solamente appunto una percentuale di barrique nuove, non più il 100% come faceva il babbo, per avere un vino un pochino più fruttato e comunque longevo e interessante. E certo. Francesi, alterniamo molto i produttori, i legni, stiamo su tostature molto delicate, non aggressive, perché non cerchiamo appunto che il gusto del legno o di quel produttore di barrique prevarichi sulla nostra uva. Vogliamo che il vino sappia di uva Moris e non di legno di qualcun altro. Certo, giustamente. Senti, mi ha colpito una cosa, che per questo vino fate diversi formati. Non solo la Magnum, la doppia Magnum, ma anche la Sala Manazzar, 9 litri per bottiglia, insomma una bottiglia gigante. Come mai questa scelta? Allora, una volta feci un test proprio, proprio per curiosità mia, misi alla prova 4 formati diversi della stessa annata e feci un orizzontale di avvoltore e chiamai 40 persone appassionate, non giornalisti, nessuno, e chiesi di rispondere così e uscì fuori che appunto la mezza piacque molto, ma però perché era da pochi anni e venne risultò quasi troppo giovane la 3 litri. Il vino nelle bottiglie grandi invecchia molto meglio ed è vero, cioè il famoso detto il vino buono nelle botti piccine è vero per quando lo invecchi, per quando lo produci, ma quando lo invecchi il formato grande aiuta molto di più nella longevità. Parlando con qualche azienda c'era il problema che si parla di invecchiamento magari solo per i vini rossi, insomma nella nostra cultura è più il vino rosso, no? Che si invecchia, mentre il vino bianco spesso, che ne so, anche i ristoratori cercano sempre quello d'annata, che adesso ci sarà un problema, insomma, perché in questo periodo di lockdown quello non è stato venduto, insomma, il vino, e quindi invece anche dei bianchi possono invecchiare.
ovviamente un vino nell'invecchiamento cambia la struttura, evolve, e si cercheranno degli altri profumi e degli altri sapori. Ogni tanto nel disordine della cantina di privata o nella cantina in azienda mi capita di trovare qualche bottiglia che aveva un'etichetta macchiata, che era stata sporcata, che non aveva l'etichetta o qualche cosa del genere, messa in un angolo anche di bianchi o di rosati, e mi trovo che anni e anni dopo, quello che per me era un vino che mi sarei vergognato a vendere, stappare quella bottiglia dà molta soddisfazione lo stesso. Cioè si sente che il vino è evoluto, ma è evoluto in maniera elegante e corretta. Ecco, devo dire che rimango molto sorpreso. Il problema è la mentalità di molti ristoratori, di alcuni clienti, spesso chi è un po' più ignorante nel vino, che crede di, cioè che non sa abbastanza, ma che crede di sapere, dice: ah, il bianco deve avere l'annata nuova, io sono intelligente, non mi freghi. Non è sempre corretto, ecco, perché ci sono dei bianchi come l'Ansonica che hanno proprio un vantaggio nell'essere invecchiati. È una buccia dura, è un'uva che io raccolgo per ultima, l'ho raccolta dopo tanti rossi, è entrata in cantina l'11 ottobre contro i primi di settembre, il Viognier, cioè oltre un mese di distanza. Certo. Sangiovese. È un vino che ora per noi è una nuova produzione, l'abbiamo imbottigliata quest'anno. Eccola qua, ok. E si chiama Maor, no? Ok. Non sembra, ma la parola Maor non era registrata. E questo va da Ansonica Morris Farms. Un nome tanto semplice, però non era, nessuno aveva pensato a chiamare un vino Maor. E... certo. Che è il contrario di Roma, insomma, io sono a Roma, infatti Roma Amor. Esattamente, è un anagrammandolo anche Roma, potrebbe ricordare un po' di italianità. E quindi Ansonica Morris Farms è un vino che oggi, quest'anno purtroppo non lo so ancora, però sono convinto che sarà buono anche l'anno prossimo, ma lo vedo anche nel Vermentino, lo vedo in tanti vini. Io ho la fortuna di assaggiarli appena usciti dall'imbottigliamento e poi durante l'anno, durante le degustazioni, mesi e mesi dopo, e trovo che migliorano molto anche i bianchi. Cioè c'è sempre questa corsa al vino nuovo, all'annata nuova in etichetta, quando poi a bicchiere messo sul tavolo e assaggiato alla cieca senza conoscere l'annata, tanta gente rimarrebbe smentita, preferirebbe l'annata magari vecchia. Io vedo proprio che il Vermentino è molto più elegante e più composto alcuni mesi dopo l'imbottigliamento piuttosto che appena fatto. Certo, anche Elisabetta ci dice che anche il rosato è molto buono, quello dell'anno prima. Devo dire che non avevo in casa un 2019, stiamo bevendo un 2018. Ecco. Ho sfruttato la camera per nascondere l'annata, ma questo è il 2018. E lo beviamo molto volentieri, senza problemi. Io ho bisogno di giornalisti, di comunicazione che insegni queste cose. Spesso è più importante fidarsi del produttore, del ristoratore. Certo. Stare solamente con un pregiudizio, con una, cioè, cioè non si può, con un punteggio, non si può pensare solo tutta la Toscana quell'annata, i vini sono buoni, i vini sono cattivi. Ci sono tante microzone, microaree, tanti uvaggi diversi, la vendemmia dura così tanto che non puoi descrivere l'annata con due o tre parole per tutto un territorio. Certo. Io raccolgo il Syrah il 5, 6, 10 di settembre e raccolgo il Cabernet i primi di ottobre, metà ottobre. E in questo mese può succedere di tutto. Potrebbe esserci brutto tempo e quindi potrebbe essere un vino a base di Cabernet un disastro, un vino a base di Syrah ottimo. Ogni microarea, ogni microzona, io dico è sempre importante fidarsi del produttore che ci mette la faccia. Io su queste etichette c'è il nome di famiglia, Morris Farms, è lo stemma di mia mamma, lo stemma dell'azienda, è un vino che noi ci siamo cresciuti e a generazioni che andiamo avanti. Io quello che imbottigliamo per noi deve essere a livello di quello che deve rappresentare l'etichetta. L'avvoltore non esiste in tutte le annate, ce ne sono molte, esiste da tanti anni, ma se l'annata non è a livello che noi cerchiamo, viene completamente saltata. È un sacrificio, è una scelta dura, ma è per mantenere l'immagine che noi vogliamo che l'avvoltore abbia. Deve essere sempre il miglior vino possibile in quell'annata. Certo. Non è...
cerchiamo di dare sempre la massima continuità. Poi il vino non è Coca-Cola, c'è chi preferisce un'annata, c'è chi preferisce un'altra, perché proprio gli ingredienti, il clima, la stagione cambiano ogni anno. Certo. Senti, ma poi il Morellino di Scanzano, insomma, mi dicono che te sei tra i fondatori del consorzio del Morellino di Scanzano. Proprio l'altro giorno vedevo una foto di Babbo da giovane, ora dovrei chiedere a lui in che anno è nato il consorzio di Morino, ma è stato uno dei personaggi che ha creduto molto molto in questa DOC. Allora, un piccolo aneddoto è che la DOC è nata nel 78, ma le nostre prime bottiglie sono dell'81. Dell'81, sì. Non perché non avevamo vigne, ma perché il mio nonno non sapeva cos'era una DOC. Prendeva le uve delle due annate e faceva vino da tavola. Per lui esisteva solo vino da tavola. È stato il babbo che ha detto: signor Morris, ma si prova a fare il Morino Scanzano DOC separatamente, si fa una bottiglia, magari vale 1.000 lire in più al litro. Ecco, più o meno è stato quello il modo in cui ha proposto l'idea in famiglia e è nato il primo Morino Scanzano Morris nell'81 e da allora, anno dopo anno, con alti e bassi, nell'88 è arrivato l'enologo, abbiamo fatto nascere il Mulino Scanzano Riserva e da allora siamo diventati uno dei produttori che è riconosciuto per aver aiutato il nome Mulino Scanzano ad essere conosciuto in tutto il mondo. Ecco, proprio col nome Mulino Scanzano, con questa stessa etichetta, abbiamo raggiunto già da diversi anni vari stati del mondo, dal Giappone al Messico, dal Canada alla Thailandia, fino a Trinidad e Tobago, che non mi hanno fatto ricco, però qualche cartone bevuto lì è stata una bella soddisfazione. Ecco. Senti, ma qual è il tuo vino preferito dell'azienda? Parlando dei rossi, la Morellino di Scanzano Riserva, questo Ah. veramente. Ma per Bianchi il nostro Vermentino è proprio stupendo e mi piace sempre avere un Rosamundi vicino. Giustamente, anche noi siamo amanti del rosato. Anche molto alla mia mamma piace, perché è ricco, potente, ma non troppo aggressivo. L'avvoltore forse il terreno argilloso lo fa un po' più potente, un po' più forte. La riserva è più morbida, elegante e piace statisticamente per me alle signore, ecco una mia piccola statistica, vedo che è apprezzato dal popolo femminile. Mia madre È addirittura molto elegante. è stato trovato questa statistica. Grazie mille, insomma, di questa chiacchierata, è stata molto piacevole. Speriamo di conoscerci presto dal vivo, ovviamente, nella vostra azienda. Abbiamo anche incuriosito magari follower che non vi conoscono con i vostri vini. E niente, finiamo con un bel cin e ancora auguri per il vostro anniversario. Mille. Grazie. Grazie. Grazie, grazie a tutti.